Ciao amici e amiche del segno del Sagittario, benvenuti su Exoterico, io sono Angela, questo è l'oroscopo carte per il mese di ottobre. Andremo a vedere insieme tutte le energie che si muoveranno a partire proprio dal vostro arcano del mese, le energie a livello personale, l'amore per chi è in coppia e single, il lavoro per chi ce l'ha e per chi è alla ricerca e infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese, nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando, spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. Ricordo che questa è una stesa generica, quindi di prendere solo ciò che vi risuona maggiormente. E poi ovviamente saluto e ringrazio tutti quelli che sono già iscritti al mio canale e che mi seguono, e saluto e ringrazio anche per chi si trova per la prima volta a vedere questo video. Facciamo un piccolo passettino indietro andando a vedere dove ci eravamo lasciati nel mese di settembre. Voi avevate la carta del Papa, carta di comunicazione, di mediazione, voglia di aprirsi, parliamo anche di generosità, di attenzione, generosità che può essere scaturita da voi come voglia di aiutare qualcuno, di fare da guida, di esserci in un sostegno, diciamo, materiale o anche soprattutto morale. E poi è un'energia proprio perfetta, sia per aprirsi al confronto, ma anche per mediare, per ottenere qualche risultato che riguarda più individui e quindi la collaborazione stessa. Quindi questa era la vostra carta, possiamo metterla da parte e adesso andiamo a vedere quale sarà il vostro arcano del mese di ottobre. Questa è un'energia generale effettivamente, cioè l'arcano principale del vostro mese dà un indirizzo, una specie di consiglio, un'energia che vi può essere utile nelle varie situazioni. Ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vedere sia le recensioni che per acquistarli. Dal mazzo della Strega Verde troviamo per voi la carta della ruota, in questo caso si chiama la ruota dell'anno. In pratica è una carta molto altalenante, ha i suoi risvolti positivi, ha i suoi risvolti negativi, questo perché è una ruota e quindi in continuo movimento. Ci parla del tempo che scorre, ci parla di volontà, di desiderio e soprattutto di opportunità che possono arrivare a noi, oppure l'attesa, magari anche la possibilità di essere noi stessi ad andare a cogliere e tirar fuori delle possibilità per noi. Quindi ci dobbiamo aspettare alti e bassi, purtroppo. Ovviamente ci dobbiamo concentrare soprattutto sugli aspetti positivi, quindi quando arriveranno delle occasioni importanti per noi, valutare subito di poterle cogliere o cercare di lasciarle andare. È una carta anche di situazioni che ritornano, che si ripetono. E allora lì il discorso del ripetersi di una situazione è forse perché dobbiamo capire e comprendere una lezione, oppure abbiamo la possibilità di rimediare, di sistemare a qualcosa che magari abbiamo lasciato sospeso in passato. Questa è la vostra carta, la possiamo mettere qui. Così potete continuare ad osservarla e adesso vediamo come questa maxi energia va a riflettersi in quelle vostre personali e poi vediamo i vari ambiti della vita. Andrò a dividere il mese più o meno in tre parti, così indicativamente avrete un'idea su come gestire le tempistiche. Ricordo sempre che ognuno di noi i propri tempi e devono essere assolutamente rispettati. Per comodità di lettura è ovvio che, per esempio, se vi dico che la prima parte del mese, circa 10 giorni, voi avete questa energia del lotto di coppe, non è che si conclude nei 10 giorni e si esaurisce, può essere prima, dopo, però per farvi capire che il lotto di coppe nella prima parte del mese è un'energia di allontanamento, di
del distaccarsi. Consiglia effettivamente di distaccarsi emotivamente da qualcosa, soprattutto se non abbiamo la lucidità, se abbiamo bisogno di riflettere meglio su alcune cose o soprattutto se abbiamo bisogno di allontanarci da un qualcosa che non ci soddisfa, che magari sentiamo che non è più parte di noi, che non fa parte del nostro percorso in questo momento. Quindi è giunta l'ora di prendersi una pausa, di osservare le cose diversamente, di volgere lo sguardo altrove. Anche per allontanarsi da qualcuno, da una situazione, per poi magari riprenderla successivamente. Rientra, in modo perfetto l'energia della ruota, quindi cercare di muovere le cose in modo tale che non vuol dire abbandonare totalmente qualcosa o qualcuno, significa mettere un attimino da parte per trovare poi un momento un po' più propizio, un po' più giusto per potersi dedicare. Con la regina di spade nella parte centrale del mese, qui un'energia molto forte perché la regina, essendo di spade, indica determinazione, concentrazione, soprattutto a livello mentale, a livello razionale e logico, ma perché c'è bisogno di prendere una decisione oppure c'è bisogno di portare in concretezza una decisione che avete preso già da un po' di tempo. E questo è il momento giusto proprio per farsi trovare pronti e prendere questa decisione. Potreste anche avere a che fare con una persona di questo genere, magari abbastanza rigida, magari un po' troppo pesante nei vostri confronti, forse eccessivamente presente. Bisogna insomma vedere i vari casi. Dico che potreste avere a che fare con questa persona perché effettivamente è una carta di corte e in genere rappresentano delle persone che fanno parte della nostra vita, però ricordo che è soprattutto un'energia personale e che vi chiede determinazione e decisione. Il 10 di bastoni verso la fine del mese porta un po' di stanchezza, spesso salta fuori a darci una specie di campanello d'allarme, ci stiamo stressando troppo, ci stiamo accollando tante troppe cose, impegni, doveri, oppure stiamo giungendo alla fine di un percorso e siamo veramente, veramente stanchi. Però ci ricorda che lo stiamo raggiungendo, che ci aspettano le ultime fatiche, gli ultimi momenti di stress, di impegno al massimo, però riusciremo a raggiungere un qualcosa di importante. Se riguarda, insomma, quello che ho detto, cioè dell'eccessiva fatica, dei troppi impegni, magari valutate se è il caso di lasciare qualcosina da parte e poi di riprenderlo successivamente. Queste sono le vostre energie a livello personale e adesso vediamo come queste vanno a riflettersi nell'ambito amore. Partiamo dalle coppie, single, ovviamente nel settore coppie le carte, diciamo, incominciano a vedere per quelle più stabili, dove le cose più o meno vanno bene, magari se c'è una fase critica, difficile, ormai cronica da un bel po' di tempo, allora cercate di valutare insieme questa parte della lettura coppia e poi single. Con il 5 di bastoni, una carta abbastanza conflittuale e difficile, vuol dire che forse ci sono delle divergenze di idee, di vedute, di gestione della famiglia stessa, oppure anche a livello personale, perché magari voi volete fare le cose in un certo modo, l'altra persona ha delle riserve su quello che volete fare, però effettivamente non è nulla di grave, effettivamente, quindi ci sarà qualche conflitto, qualche tensione. È anche una carta molto forte, cioè di tensione che potreste accumulare esteriormente ed effettivamente purtroppo scaricare in famiglia o con l'altra persona. Magari questa può farvi capire e riflettere sul caso di
vedere se scaricare la tensione può esservi utile in un altro modo, perché poi, vedete, successivamente abbiamo la vostra massima energia, quella della ruota di questo mese, proprio al centro, e poi troviamo il 3 di spade. Con la ruota, probabilmente, siccome mi dicevo che porta situazioni che magari erano rimaste sospese, oppure porta anche nuovi eventi, nuove situazioni, allora qui si potrà cogliere un qualcosa di importante. Siccome è un'energia troppo troppo generica, vuol dire che ognuno di noi sperimenterà questo tipo di occasione, nel senso possibilità di fare qualcosa di bello, di particolare, insieme. Se avete posticipato un viaggio, una gita, un qualcosa per conto vostro, allora ci può essere l'occasione per farla. Oppure magari salteranno fuori delle nuove opportunità da valutare e da prendere in considerazione subito nel corso del mese o nel prossimo futuro. Quindi, come vi dicevo, ognuno di voi andrà a sperimentare queste cose. Potrebbero ripresentarsi delle situazioni del passato, questo è vero, ma come vi dicevo, saltano fuori proprio quando l'universo ci fa capire che è il caso di non rimandare più, ma di prenderle in considerazione e cercare di risolvere, altrimenti continueranno poi a ripetersi nel tempo. Con il 3 di spade potrebbe essere il passaggio negativo di quello che vi stavo dicendo, cioè se si rimandano alcune cose, allora purtroppo possono esserci delle delusioni, un qualcosa che non vi soddisfa pienamente. Il 3 di spade è vero, non è una carta tanto tanto positiva, questo è vero, però ha il suo carico di tristezza, di delusione, potrebbe essere anche qualcosa a livello personale che automaticamente si va a riflettere nella coppia, allora c'è comunque un clima di questo tipo. Nelle peggiori delle ipotesi, ovviamente, come vi dicevo, proprio per le coppie che sono in crisi da tanto tempo, allora però, diciamo, lo dico solo per alcuni di voi e spero che non sia assolutamente il vostro caso, qui può esserci la ripetizione di sfiducia, di tradimenti, di atteggiamenti negativi, quindi assolutamente che non aiutano la coppia a migliorare, perché come abbiamo visto ci sono questioni conflittuali, questioni che si ripetono continuamente e da queste carte non si vede proprio l'intenzione di riuscire a migliorare la situazione. Però come ho detto io a titolo informativo lo dico perché fa parte del significato delle carte e spero che non sia assolutamente il vostro caso. Mentre per i single troviamo la regina di denari, il 3 di denari, sempre abbiamo tutti i denari, quindi sia la regina il 3 e il 2. Tanta tanta terra, quindi vuol dire desiderio di benessere anche a livello fisico, quindi voler stare bene con se stessi e in un certo senso anche con gli altri, però qui si vede un sano egoismo. La regina di denari è una regina protettiva, una regina che si prende cura tanto tanto di sé, però anche, diciamo, delle persone o di chi è interessate effettivamente, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, comunque è un'energia di questo tipo. Potreste avere a che fare con una persona, cioè che è di vostro interesse, oppure mostra attenzione nei vostri confronti, e quindi può essere anche qualcuno o qualcuna che si presenta come un'amicizia, però magari sotto sotto c'è un interesse diverso. Quindi è da osservare, da attenzionare. Infatti, sia il 3 di denari, che vuol dire comunque un certo tipo di attenzione, di osservazione, di comportamenti, quindi non si prendono delle decisioni ben precise, ma si osserva, si valuta. Quindi se c'è una fase di frequentazione oppure di conoscenza e osservazione di qualcuno che vi interessa, allora
qui pian pianino si cerca di capire e comprendere se effettivamente può esserci qualcosa di più interessante o no. Se invece c'è una persona che mostra interesse nei vostri confronti e a voi assolutamente no, probabilmente state osservando, state valutando intorno, diciamo, vi guardate, però come vi dicevo, sono carte legate alla terra, c'è concretezza, quindi non sentite l'esigenza in questo periodo di fantasticherie, di cose campate in aria, di ipotesi, ma forse quello mi ha detto quello, quello mi sta guardando, tipo queste cose qui. Voi avete bisogno di concretezza, quindi sì, vi osservate intorno, ma avete bisogno che comunque una persona sia un po' più presente, un po' più attenta, che faccia qualcosa nei vostri confronti. Potreste essere anche voi a prendere l'iniziativa, però siete abbastanza indecisi, perché con il 2 di denari vuol dire soppesare le varie situazioni, e quindi in base a quello che andrà ad accadere, e come abbiamo visto voi avete la ruota, aspettate, valutate prima di agire o reagire o di pensare di fare qualcosa. Osservate intorno a voi, vedete come si comportano certe persone, fate che siano gli altri a prendere l'iniziativa nei vostri confronti, magari fatevi desiderare, ecco, e vedrete che man mano salteranno fuori delle occasioni, delle circostanze, e capirete come intervenire. Adesso vediamo che cosa vogliono dirvi per le questioni più pratiche del lavoro, anche magari se salta fuori qualcosa a livello delle finanze. Qui troviamo la regina di coppe. Spesso, come dico sempre, quando escono delle carte di corte potremmo avere a che fare con delle persone di questo genere. Essendo la carta di coppe, è una persona comunque gentile o che si mostra comunque premurosa nei nostri confronti. A volte potrebbe essere anche una persona molto molto stretta in amicizia o famiglia, che in qualche modo ci sta aiutando nelle questioni economiche e lavorative. Altrimenti potrebbe essere una vostra energia da adottare nelle vostre varie faccende e circostanze, cioè essere generosi, attenti, premurosi, esserci magari per la clientela. Probabilmente facendo così otterrete degli ottimi risultati. Troviamo ancora una carta di coppe, l'asso che porta opportunità nelle occasioni da cogliere, quindi abbiamo visto che salteranno fuori nel corso del mese. Una carta di coppe indica qualcosa che riguarda la vostra stessa passione, un qualcosa che potrebbe attirare veramente la vostra attenzione. Come opportunità, ovviamente, può essere magari aumentare il vostro lavoro, oppure migliorare qualcosa che va a migliorare l'ambiente in cui lavorate, delle attenzioni, soddisfazioni, quindi comunque è portatrice di novità positive. Infine qui troviamo nell'ultima parte questo 7 di bastoni. Qui cambiano un po' le energie, ma in effetti ci troviamo proprio in concomitanza con l'energia principale del 10, anche questa di bastoni, e porta un po' di ostacoli, di conflitto, quindi sapete già come affrontare l'ultima parte del mese, dove possono esserci delle spese oppure degli ostacoli nell'ambiente lavorativo, magari delle persone un po' troppo esigenti, pesanti, delle critiche, delle cose che possono riguardare anche l'organizzazione stessa, magari dei contrattempi, dei ritardi, un qualcosa che è vero può essere superato. Appunto, voi già sapendo, magari potete incominciare a capire come gestire. A livello effettivamente di finanze non sono uscite carte di denari, quindi potrebbero essere in equilibrio in pratica, e quindi non particolare, non si vedono grandi entrate, però in realtà non si vedono neanche delle grandi uscite. È vero, qui vediamo dei contrattempi, delle spese che però probabilmente sono cose che già vi aspettate, oppure degli imprevisti che riuscirete a gestire. Invece per chi vuole fare proprio grandi cambiamenti, che forse potrebbe essere anche il mese giusto con la carta della ruota,
Oppure, soprattutto per chi è in cerca di lavoro, troviamo la temperanza. Poi ecco, qui troviamo i pentacoli, il 9 di denari e poi la carta degli amanti. Allora, in questo caso, che cosa vogliono dirvi? La temperanza porta un po' di lentezza, di cambiamenti graduali, di possibilità di adattarsi, di sistemarsi nei propri ritmi, nelle proprie energie. Forse può indicare anche un periodo di pausa, non solo di riflessione, però di pausa a livello di rigenerazione di salute. Magari avete bisogno di riprendervi, magari spero che non ci siano problemi di salute, però potrebbe anche riguardare un momento del genere. Altrimenti, siccome è una carta che indica dei cambiamenti graduali, lenti, forse spesso impercettibili, però vi vuole dire che qualcosa sta fluendo, sta cambiando, e quindi di aspettarsi dei cambiamenti un po' più sostanziosi e dei risultati un po' più positivi dalla seconda metà del mese e poi anche la fine. Come vi dicevo, cioè, sono carte abbastanza importanti, perché questa carta di pentacoli è una carta che riguarda le proprie finanze, riuscire ad ottenere risultati, riuscire ad avere una propria stabilità o comunque riuscire ad avere la sicurezza per potersi spingere magari in una nuova ricerca, per poter ricevere delle ottime proposte. Quindi questa può essere una fase di preparazione che vi porterà verso la carta degli amanti. La carta degli amanti può svilupparsi in modo diverso in base a quello che state vivendo, e cioè possibilità di contratti, di mediazioni, di colloqui, di proposte. Quindi aspettatevi qualcosa, diciamo, del genere, o di fare magari un lavoretto sostanzioso, qualcosa di positivo, che ovviamente vi può aiutare in questo periodo come passaggio a uno un po' più consistente nel prossimo futuro, oppure veramente la firma di un contratto, veramente l'inizio di un lavoro. Direi che ci sono ottime notizie. Oppure, se già state lavorando effettivamente, però avete dei lavori saltuari, allora vedremo l'aumento di guadagni e di lavoro, come vi ho detto, dalla metà del mese in poi. Infine andiamo a vedere i segni zodiacali da attenzionare. Quelli che usciranno ovviamente saranno determinanti, importanti per il vostro mese. Se non dovesse uscire un segno che conoscete o di vostro interesse, non è che non avrete a che fare con quella persona, è che le cose più o meno sono già come sapete, come conoscete, e quindi non ci saranno grandi novità. E questa sarà un'informazione. Vediamo quali sono questi tre segni. Io dico che sono importanti perché in qualche modo, nel bene o nel male, gli incontri con delle persone che possono essere sia già che conoscete, sia delle nuove conoscenze, ci aiutano a rapportarci con gli altri, a capire anche qualcosa di noi stessi. Possono esserci dei legami karmici, e quindi abbiamo già tante informazioni. E qui troviamo per voi Plutone che si riferisce allo Scorpione. Poi troviamo per voi Nettuno, abbiamo Pesci, e la carta elemento fuoco, che si riferisce ovviamente a tutti i segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Qui troviamo delle indicazioni abbastanza particolari sul fatto di cambiamento, ecco, alcune relazioni possono cambiare, possono modificarsi, soprattutto si riferiscono ai cambiamenti di umore, quindi persone che possono comportarsi in un modo abbastanza altalenante. Ma questo l'abbiamo capito sin dall'inizio con la presenza della carta della ruota. E sarà importante proprio in questo periodo capire come procedere in una relazione, come farla evolvere, come cercare di gestirla al meglio. Dipende ovviamente da che tipo di relazione, perché si parla addirittura di liberazione, trasformazione, di lasciare andare.
momentaneamente alcune situazioni, non la persona stessa, però alcune situazioni per poi riprenderle magari successivamente. Ecco, si ha bisogno di attuare una specie di distacco e loro consigliano di usare proprio al massimo il vostro elemento. Quindi di muovervi, di esserci, di cercare di ottenere il più possibile delle risposte, di scegliere che tipo di posizione, di idea dovete avere nella relazione stessa e procedere in quella. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo settimanale e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro un buon mese di ottobre. Ciao!